Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video dove spacchetteremo l'Osmo. Qui ho... sta a cadere. Ok, qui ho anche l'Oculus Go che spacchetteremo in un prossimo episodio. E quindi ora questo qua lo mettiamo da parte. Qui l'Osmo è un gimbal per telefono che serve ad avere immagini fluide. E questo qua lo userò anche per registrare i prossimi video. Direi bando alle ciance, ciancio alle bande, iniziamo ad aprirlo. Non riesco a aprirlo, ragazzi. Una forbice, grazie. Eccola. Come si apre? Fogli illustrativi. C'è una custodia che è molto bella, fatta in, penso, polistirolo. Sì, in teoria polistirolo. Oddio, com'è bella! Cioè, troppo bellino anche il dentro, come è situato, come è organizzata la roba. Somiglia a camera mia. Questo è l'Osmo. Oddio. È abbastanza robusto, è fatto con buoni materiali, ha un buon grip qua sulla presa. Qua c'ha un joystick, questo qua penso serva per fare video e foto, e questo qua per on off. Qua c'ha il pulsante per caricarlo, il cavo USB qua dietro, quindi ha lo zoom e... aspetta. Tiriamo fuori il cavo per caricarlo e direi allora di iniziare l'avvio. Allora, mi raccomando, dovete scaricare l'applicazione DJI Go normale, cioè solo DJI Go. Perché se non dovete installare né la DJI Go 4 perché serve per i droni, né la DJI Assistant perché serve per altre robe. Eccoci qua, l'ho caricato un secondo, ora devo bilanciarlo prima di accenderlo, perché tutti i gimbal hanno bisogno di essere bilanciati, come cioè anche il Ronin. Con questa rotella, come avete visto prima, si regola l'Osmo verso destra e sinistra. Con questa qui invece, svitandola, si può regolare verticalmente e orizzontalmente. Io sto usando un iPhone XR e però vedo che è esattamente a pelo, se non un po' fuori. Infatti ho dovuto togliere anche la cover. Ora che abbiamo regolato il telefono, cioè l'Osmo e quindi il tutto, cerchiamo di accenderlo. Entriamo nell'app DJI Go. Ok, si è connesso, è entrato nella fotocamera. Adesso sì che funziona bene. Guardate. Non resta altro da fare che fare un test all'esterno. Stiamo facendo un test per l'Osmo per vedere la stabilità, che vedrete con i vostri occhi. In questi momenti Marco si sta muovendo, camminando, e voi dovreste vedermi stabile, fermo. Speriamo. Ora proveremo il tracking, cioè l'Osmo sta fermo, io mi muovo e vediamo se mi segue. E adesso proviamo lo slow motion. È ottima e con meno di 100 euro, se avete un buon cellulare, potete divertirvi un mondo. E ora mi fa tornare a casa. Mi aiuto, sono già stanco, posso rimanere qua sdraiato con calma? No, vero? Giù a tutti. Una cover da telefono, non una cover, un gimbal per il telefono che cioè serve a registrarlo. A registrare.
L'Osmo è un gimbal per telefono che serve ad avere immagini fluide. Materiale, cioè è abbastanza robusto. È abbastanza robusto. E è fatto con materiali.